tutti ragazzi e benvenuti in questo video. La magia di Dybala regala la vittoria alla Juventus in quella di Trieste. All'Eneo Rocco la magia, il pallonetto di Dybala regala la vittoria nell'ultima amichevole stagionale prima dell'inizio, del gran inizio la prossima settimana alle ore 18 alla Tardini contro il Parma. Una partita comunque più importante rispetto a quella giocata in settimana a Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B, una partita che ha dato comunque delle buone indicazioni al secondo in panchina. Giovanni Martuscello era assente, Sarri, dopo il malore di Villar Perosa per quella forma influenzale che lo ha colpito in settimana. Comunque una bella Juventus nel corso del secondo tempo, con anche l'esordio in bianco-nero per l'ex Gunners Aaron Ramsey, che ha fatto subito vedere una bella azione con uno scambio con Gonzalo Higuain, anche lui utilizzato nella seconda frazione. Ma parliamo dell'uomo che è stato messo in discussione in questa estate pazza di calciomercato, ovviamente di Paolo Dybala, che ci regala una magia, regala una magia pazzesca in quella del Nereo Rocco. Un gol con anche l'assistenza di Federico Bernardeschi, bel passaggio di Bernardeschi a liberare Dybala, che poi con un tacco si libera del difensore triestino e poi beffa Offredi con un pallonetto veramente a FIFA style. Possiamo tranquillamente dire un gol veramente bellissimo che ha regalato questa vittoria in quel di Trieste, proprio dove è iniziata la magia di questa Juventus lo scorso, oppure si può dire anche allora, perché stiamo parlando di ben 7 anni fa. Il 6 maggio 2012 iniziò la cavalcata, era lo scudetto, il primo scudetto dell'era Conte, poi i altri due scudetti con Antonio Conte in panchina, i 5 con Massimiliano Allegri. Adesso speriamo che questo stadio ci porti comunque abbastanza fortuna anche per il percorso di Sarri in questa nuova Juventus, che comunque stava facendo comunque dei passi in avanti. Ha giocato anche Danilo al posto di Joao Cancelo, una buona prestazione anche per l'ex Real Madrid e Manchester City, una buona triestina però in questi 90 minuti, con anche delle importanti occasioni nella seconda frazione. Bisogna ricordare la grandissima parata di Szczęsny su Tommaso Coletti, l'ex Foggia si è coordinato benissimo, ha fatto partire un destro e centrale ma abbastanza forte, dove Szczęsny ha risposto presente, e poi la traversa sulla risposta di Szczęsny di Ferretti, una traversa abbastanza pericolosa a 5 minuti dal termine della partita. La Juventus che ha controllato, Juventus che poteva anche raddoppiare sempre con Paolo Dybala, ma questa volta grandissima risposta di Offredi, che ha parato il calcio di rigore dato alla Juventus per fallo dello stesso Offredi su Federico Bernardeschi. Una Juve comunque che nella prima frazione ha fatto vedere anche delle ottime cose sulla manovra, non giocava e Aaron Ramsey dall'inizio, giocava Rabiot, buona prestazione del francese che ha recuperato anche degli ottimi palloni, bene anche, come avevo già sottolineato nell'amichevole di Villar Perosa, Douglas Costa. Ecco, secondo me, come ho già ripetuto anche nell'amichevole in casa tra Juventus A e Juventus B, lui sarà il vero acquisto per quanto riguarda lì davanti questa stagione. L'anno scorso non ha offerto ottime presenze, questo anno lì davanti dovrà tornare Douglas Costa, che eravamo abituati a vederlo un anno fa. Quindi comunque lui, anche lui oggi ha fatto un'ottima partita, tante occasioni create, ma il punto comunque da sottolineare di questa partita è solamente uno: Paolo Dybala, un'esultanza anche abbastanza secondo me polemica, dove mostra il numero 10, dove mostra lo stemma, ma comunque quello che è importante è la vittoria di oggi, è la prestazione, e poi pensare questa settimana a lavorare e essere pronti per sabato alle 18 allo stadio Tardini. Io ci sarò, cercherò di fare il post partita allo stadio Tardini, perché comunque è un'occasione unica che non penso mi tornerà nella mia vita, quindi comunque speriamo che possa essere anche di fortuna, di portare fortuna alla prima di Maurizio Sarri in quella che è la panchina più ambita d'Italia. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.